L'azienda nasce 40 anni fa, mio papà fu il fondatore, con l'intento di vendere fotocopiatrici e negli anni a venire quelle che poi diventarono delle multifunzioni delle stampanti. La mia mission invece, una volta entrato in azienda, era circa il 2005-2006, era quello di fare esattamente l'opposto, cioè digitalizzare tutti quelli che erano documenti cartacei. Oggi Coping, con tutte le società che controlla, conta circa una quarantina di collaboratori. L'auto elettrica era un tassello da aggiungere a quello che per noi è un concetto di sostenibilità aziendale a 360 gradi. La nostra azienda ne è una rappresentanza, costruita totalmente in legno, in classe energetica A+, e soprattutto i 30 kW di fotovoltaico che utilizziamo per alimentare le batterie delle auto elettriche. Il nostro parco auto conta circa una ventina di mezzi, di cui gli ultimi 7 appartengono a auto elettriche VAI. Io lavoro spesso su Milano e mi consente intanto di entrare nell'area C senza alcun problema. E una cosa molto importante è quella di poter parcheggiare ovunque, quindi strisce gialle, residenti, strisce blu, senza dovermi preoccupare di stare a prendere tagliandi per la sosta, non solo per un discorso economico, ma anche per un discorso di praticità. Il secondo progetto che siamo riusciti a portare avanti, soprattutto grazie ai VAI, è il fatto di poter dare le auto in dotazione anche ai nostri dipendenti per l'utilizzo privato. La macchina, dopo mesi di utilizzo, in automatico è diventata la scelta preferita anche per gli spostamenti personali, dove possibile. Quindi la scelta attraverso il servizio di VAI è anche di utilizzarla per scopi personali, cercando di farci più strada possibile, lasciando magari a casa la seconda macchina e utilizzando principalmente la vettura elettrica. Dal punto di vista finanziario, penso che la mobilità sostenibile sia una partita win-win, cioè vinta dal punto di vista ambientale e vinta dal punto di vista finanziario. Non è una scelta che si prende solo per portare un risparmio alle casse dell'azienda, ma ha dei benefici soprattutto dal punto di vista organizzativo, e poi alla fine si traducono anche questi in aspetti finanziari.